Cari ragazzi, alunni, studenti, bambini dell'infanzia, ci tengo a farvi un augurio personale di buon anno. Oggi è il 3 gennaio del 2022, un numero nuovo, 2022, che ci auguriamo tutti che ci porti tanta tanta fortuna. Purtroppo le notizie non sono completamente confortanti, come sentirete tutti in questi giorni. Superato il Capodanno, ormai con l'Epifania alle porte, si pensa già al rientro a scuola in una situazione che non è proprio lineare. Il ritorno sui banchi è messo infatti a rischio dalle festività che ci stiamo lasciando alle spalle. Il cosiddetto effetto Natale si è palesato nella settimana che ha preceduto il Capodanno e quindi per valutare un pochino le conseguenze di questi giorni di festa, molte regioni hanno già prorogato il rientro a scuola dal 7 al 10 gennaio. Cosa che per i nostri istituti è già perfettamente previsto dal calendario scolastico approvato dal Collegio Docenti. Quindi ci rivediamo sicuramente a scuola il 10 gennaio. Ho capito che a giorni ci sarà un nuovo Consiglio dei Ministri, mi sembra il 5, quindi dopodomani. E in poche parole, la variante Omicron che non ci fa stare tranquilli. Il rientro in presenza appare un pochino a rischio, non lo dico io, sto riassumendo dalle ultime news, e poi c'è l'alternativa della famosa didattica a distanza che chiaramente speriamo di rimandare, di rinviare il più tardi possibile. Considerando che il 27 dicembre è partita la campagna vaccinale per i più piccoli, la fascia baby cosiddetta dei 5 agli 11 anni, potremmo aspettarci delle nuove norme per i contagi a scuola. Per i vaccinati al momento nessuna quarantena, ma solo l'autosorveglianza con doppio test in un arco temporale di 5 giorni, il cosiddetto T0 T5. Per i non vaccinati una quarantena di 10 giorni con lezioni di didattica a distanza e test finale fino alla fine dell'insegnamento. Altre proposte che riassumo dal Ministero dell'Istruzione sarebbero quelle che comprendono la possibilità di fornire a tutti gli istituti mascherine FFP2 da distribuire a studenti e personale. Ci stiamo infatti attrezzando per rispondere in questa direzione agli enti che ce le forniranno, dando dei numeri piuttosto alti al momento di mascherine che ci sarebbero necessarie in questa ipotesi. E ancora sappiamo che alcune regioni stanno pensando di fornire test gratuiti rapidi a tutta la popolazione studentesca per aumentare il tracciamento e ridurre i contagi. Questo in estrema sintesi. E io come sempre sono ottimista, certo bisogna tener conto dei dati della realtà, non ci dobbiamo illudere. Personalmente sono sempre un grande fautore della vaccinazione, a meno che non ci siano dei problemi personali veramente gravissimi. Quindi lo dico proprio mettendoci la faccia come sempre, sinceramente tanti tanti Novax, milioni di Novax, credo che siano davvero un problema in questo momento nel sistema Italia. E è sotto gli occhi di tutti che questo può portare anche a una spaccatura se non c'è già al momento a livello sociale, oserei dire insomma cruciale. Tutto si può fare, tutto si può prevedere in questo momento, stando ai dati dei contagi, tranne assolutamente io scongiurerei proprio come persona, ancora prima che come dirigente scolastico, una spaccatura sociale tra vaccinati e non vaccinati. D'altra parte, i governi di mezzo mondo stanno prendendo i loro provvedimenti e credo che l'Italia sia dalla parte della maggioranza nel chiedere una vaccinazione il più possibile allargata e quindi sicuramente alla fascia dei lavoratori. Spero davvero in cuor mio, ecco, se posso fare un augurio per il 2022, che tante persone, tanti adulti soprattutto, ma anche le fasce più giovanili, che hanno timore, che hanno paura, che hanno una serie di riserve su questi benedetti vaccini, mettono davvero la testa a buon partito e decidano una buona volta di cominciare con la prima dose. Chi come me è ormai arrivata la terza, già sta, e gran parte degli italiani ovviamente, già stiamo tutti quanti avviandoci a prevedere una quarta dose. Questo è, o così o niente, insomma, la storia ha visto tantissime pandemie, spesso per fortuna non saremmo qui altrimenti, combattute a suono di vaccinazioni e sicuramente ci sono stati dei fenomeni sociali che potremmo paragonare a quelli che si stanno profilando oggi, da un anno a questa parte, però i
tempi sono maturi per, credo, per cambiare. Io credo davvero che questi Novax, pochi o tanti, purtroppo sono ancora tantissimi, dovrebbero davvero fare un passo indietro e decidersi. Credo che sarebbe davvero un segno di maturità, ma anche una leva strategica per poter debellare finalmente questo benedetto virus. Guardando tutta la nostra vita, che chiaramente non può essere semplicemente un'ossessione da Covid-19, io credo che siamo in una fase delicatissima, ma non dobbiamo perdere la speranza, specialmente voi giovani, vivere la vostra adolescenza, la vostra età bellissima, nel migliore dei modi possibile. E quindi auguro con un abbraccio davvero fraterno per i vostri genitori e paterno nei confronti di bambini, alunni e studenti, un ottimo 2022, in cui davvero la pandemia resti soltanto un ricordo, seppure pesante, ma un ricordo il più possibile. E di pensare comunque nel quotidiano a tutto il bello che rimane nella vita. Ecco, questo non dobbiamo mai perderlo di vista. Un carissimo augurio a tutti. Teniamo duro, mi raccomando, forza e coraggio, diceva mio papà, forza e coraggio che l'avventura è di passaggio. A presto, ci vediamo con tutti il 10 gennaio.